Tante notizie, ma non quella aspettata per il nuovo tecnico. C'è ancora da attendere senza fretta. Con Marco Baroni vicino sul web, con le notizie che si rincorrono, ma nemmeno tantissimo nella realtà. Nonostante un cerchio che si stringe attorno ai soliti nomi, con la probabilità però che ogni previsione venga infilata in contropiede dalla dirigenza con un nome sinora non fatto. L'unica certezza è che Baroni sia stato contattato e che sia ben disposto a venire a Lanciano con la Juventus che strizza l'occhio alla Virtus. Luca Leone, ieri in Passione Calcio al telefono. No, non c'è una pole position, non c'è chi è più avanti o più indietro, perché uno che non abbiamo ancora parlato non sappiamo se sta avanti o dietro, quindi... Cioè io sento tante cose, ma sinceramente non so in base a che cosa vengono dette. Noi cercheremo di vedere degli allenatori con dei profili che noi riteniamo giusti, poi vedremo, valuteremo con calma quello, ripeto, quello che per noi può essere il profilo giusto per Lanciano e per la nostra squadra. Ecco. Sul fronte squadra lo stesso direttore sportivo ha confermato la ferma volontà di riassicurarsi le prestazioni almeno di Falcinelli e Piccolo e l'interessamento per l'abruzzese Manuel Giandonato. Giandonato, ti piace, sì? Molto, molto. Molto, perfetto. E De Sosa? Sicuramente è un giocatore che ha fatto molto ma molto bene quest'anno, però noi davanti abbiamo ancora sotto contratto Fofanà, abbiamo Plasmati, stiamo vedendo di tenere Falcinelli, quindi per il momento insomma, per quanto riguarda i tre attaccanti dobbiamo ancora vedere, per il momento non c'è posto. Ecco. E Piccolo? Piccolo lo riscatteremo. E poi l'organigramma dirigenziale rossonero si arricchisce della figura del direttore generale. Camillo D'Alessandro è stato infatti promosso da addetto stampa a DG. Mentre domani Carmine Gautieri sarà a Lanciano alle ore 11.30 presso la sala di conversazione per un saluto finale alla città e per spiegare finalmente senza veli le sue scelte. Il Gaucho è molto vicino a firmare per lo Spezia.